Bello a tutti, Lomacchiotti, chi vi parla è Vassario The Wolf. Benvenuto in questo nuovissimo video. Come potete vedere, oggi ci troviamo su questo gioco molto particolare. Siamo difatti su Hololive. Scusate che stavo vedendo qua la tizia che qualche volta degli strani scatti, sa lei perché. Siamo su Hololive. Hololive è un gioco molto simile ad Animal Crossing, di cui io ho la versione per 3DS, che ce l'ho messa lì insieme alla PSP, per ora non la prendo, però per PC. E siccome è la prima volta che lo sto provando, lo sto portando sul canale, ho detto perché proprio non faccio una serie sopra. Come sempre, prima di iniziare, mi invito a iscrivervi al mio canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, a passare su tutti i miei profili social, che come in ogni video trovate in descrizione, a commentare, a condividere video e a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video. Iniziamo. Ah, qui possiamo... bellissimi cavalli afro. Però sinceramente o scelgo questi o questi qui, perché questi sono belli. Ok, scelgo questi. E come colore, no, non è il coso che va a scatti, so io che vado lento perché ho messo la sensibilità quasi al massimo. Ok, pelle olivastra, occhi marroni, colore dei capelli questo mi piace, le mesh. Sinceramente togliamo le lentiggini ma mettiamoci le guance. Sì, ci sta. Ok. Iniziamo da qui. Aspettate un attimo, sistemo anche là. Ci siamo addormentati. Un po' come cosa all'inizio di Animal Crossing. Lunedì 1, primavera. Vediamo se troviamo già qualcuno con cui parlare. Posso vedere che... Salve, salve. Quando pare sta ancora piovendo. Ehi, siediti, rilassati un po'. Scusa, non so come sedermi. Aspetta, per le reazioni qual era il tasto? Mi dice di sedermi, ma non riesco a capire il tasto per sedermi, questo è fatto. Che non dice? L, così. Allora, così posso zoomare. Non so come sedermi. Oh. Ecco, siediti. A posto. Vuoi qualcosa da bere per riscaldarti? Ma penso che un tè possa andare bene. Arriva subito. Bene bene, non si vede tutti i giorni una faccia nuova in paese.
Spero che tu non abbia preso troppa pioggia, ultimamente il tempo è pessimo. Già, non hai torto. Non so perché ci sono questi zoom. Non è che hai portato con te un po' di sole? Oh, ma tieni tesoro, a proposito, sono Oma e ti presento Moss. Che bello vedere un volto nuovo in paese, come ti chiami tesoro? Allora, lì non so se è una femminuccia o un maschietto, ma penso che sia una femminuccia, quindi... Un attimo, vedo bene un po' quel coso per vedere se è un maschietto o una femminuccia, perché non vorrei sbagliarmi. Eccolo qui. Ok, scusate se sentite voci. Ok, ho deciso quale nome mettergli. E piccola curiosità, ho appena visto qualche video così per... Viene consigliato di utilizzare il pad, quindi anch'io vi consiglio di utilizzare il pad. Quindi scriviamo Marta. Che quella è una femminuccia. Ah, Marta, che bel nome. Piacere di conoscerti, Marta. Immagino tu non abbia un alloggio per dormire l'estate. Oh, non scherziamo, ho posto libero. Ho una stanza vuota al piano di sopra. È messa un po' imperferrata, ma la povera non ha mai ucciso nessuno, no? Se tu non sei... Sicuramente Rani farà piacere compagnia. Che stronzo. Shh, non è così male. Non far caso a Moss. Ah, si sta benissimo, sicuramente. A proposito, cosa ti ha portato qui? No, diciamo che avevo voglia di cambiare. Che bello. Beh, un cambio di panorama ogni tanto ci vuole. Sì, vero. Qua la vita ha ritmi più dolci, fa per me. Oh, ma Mosè gestisce il negozio sull'altro lato della strada. Non è nome, ma mi piace pensare che abbia tutto quel che serve. Oh, a proposito, Mosè. Mi servono delle tegole nuove, la messa ieri ne ha fatta cadere un po'. Ah, sicuramente ho qualcosa di adatto. Perfetto, ma se indici qui che... Ma se indici qui a chiacchierare di più e di meno, ti starai annoiando, tesoro. Ah, sicuramente va già bene. Non è se sotto la pioggia, eh? Oh sì. Ah, beh, io comunque devo andare. Già, si sta facendo tardi, fra poco devo chiudere. Vai pure quando vuoi, Marta. La tua stanza è di sopra, dietro a quella porta in fondo. Grazie, ci sentiamo domani, Marta. Nel frattempo dormi bene, ok. Vediamo un po' con la... Ah, eccolo. Dammi un po' di 300 cuoretti. I letti ti permettono di fare un bisolino per qualche ora o di dormire fino al giorno dopo. Sto facendo tardi, quindi per questa volta dormirò tranquillamente fino a domani. Baule di legno. Ah, qui possiamo mettere cose, prendere se vogliamo. Ok, qui. Futon. Lunedì, martedì. Scendiamo. Buongiorno. Come hai dormito? Molto bene. Che bello. Sembra che bel tempo ti accompagni, tesoro. Che bella giornata di sole. Mossa anche spostato l'albero caduto, quindi ora puoi esplorare il resto del villaggio se vuoi. Scommetto che muore la voglia di incontrare gli altri abitanti e allora farà piacere vedere un volto nuovo. A proposito,
stare qui finché ne hai bisogno. O come puoi immaginare, non ricevo spesso ospiti, quindi la stanza non mi serve. Grazie. Prego, tesoro. Ad ogni modo, segui il sentiero verso nord se vuoi vedere il resto del villaggio. Allora, già sto elefanti qui e devo dirvelo col cuore. Mi cosa? Io ho deciso di dargli il nome Marta perché guardate il viso quello di una bambina, tranquillamente. Chissà, più avanti ne potrei fare uno anche con un maschietto, quindi sto. Scusa, avevi detto cosa? Ah no, è vendito con i cosi, sì. Oh, wow. Ehi, un fatto nuovo nel villaggio, fantastico. Posso chiederti un favore? Certo, grande, grazie. Dunque, sì, la mia sciarpa rossa è volata via. Fratello, è là dietro. Cioè, mentre fattissimo, la sciarpa mi è sfuggita. Puoi aiutarmi a trovarla? Certamente. Fantastico, che bello, grazie. Fratello, ignorante, ce l'avevi dietro casa. Vacca laida, troia. Ehi, come va? Hai sottomesso la sciarpa rossa, la sciarpa scomparsa, cosa? Incredibile, grazie davvero, le tue doti di loro sciarpe torneranno utili in futuro. Che stavo facendo? Ah. Vediamo se... Se tante cose fai, non posso starmene con la mano in mano. Ok. No, forse sono andato indietro e difatti sono tornato indietro. E qua non possiamo passare, quindi non possiamo di qui. Scusa? Ok. Mi preoccupo perché si è teletrasportato. Conchiglia di Caprasanda. Vediamo se trovo un'altra conchiglia. Ah, qui c'è cosa se dobbiamo andare a farci un giro. Qua ci sono dei fiorellini. Così, così, non si zoom sulla cosa, ok. Ci sono i pesciolini, i piccoli pesciolini. C'è qualcuno dentro casa? No. Invece sì. Un bel... Questa è una casa di... Ah, posso accendere la radio? Che dolce. Porta una Sheffield. Sedia, possiamo anche guardare da qui. Ok, sono rimasto bloccato. Sono rimasto bloccato. Oh no, oh no.
i giorni di gioco 1. Ce ne saranno molti altri, questo è solo l'inizio. Chiusa chiave, ok. Fastidio al naso. Ciao. Bene, un volto nuovo in città, mi fa piacere. Io sono Nico. Ehi, Marta, è piacere vederti. Passa una bella giornata. Sta bella da bar. Ah no. Ah, posso anche dormire nelle stanze degli altri. Distrutta, sono sicuro che diventerà. Se avessi ali, vorresti che fosse coperte di piume come quelle dei cieli o fosse membranose? Madonna, ma che domanda è? Ok, di quella parte vedo qualcosa, ma non mi sembra che non sia una casa quella. Questa è chiusa a chiave. Però già non possiamo andare, quindi dobbiamo tornare indietro e vedere il resto delle cose, i negozi, cose. Chiusa a chiave. Ma scusa, era solo queste cose? Ah, qui possiamo fare i biglietti, cosa che okay. Che fastidio che mi sta dando il naso. Ciao tesoro, come sta? Come stavano? Felice di conoscerti? Sì, stavo parlando con Mosse e pensavamo. Se qui ti piace e vuoi fermarti per un po', potremmo organizzarti con un'abitazione vera e propria. Sì, grazie. Meraviglioso. Forse l'hai già visto. Ci sono due case nel villaggio disabitate da qualche tempo e che avrebbero bisogno di riparazioni. Non pensiamo che ci voglia molto lavoro, quindi se ti interessa potremmo recuperare le risorse assieme e tirare su una casa nuova per te. Che ne dici? Molto bene. Ok, oh, splendido, ho visto un po' di rame di detriti l'ultima volta che ero in zona. Direi che possiamo cominciare tanto. Puoi andare a chiedere a Mosso se ha idee a riguardo? Certo, ottimo. Oh, che emozione! Sicuramente devo andare al negozio. Qui al negozio mi dirà: guarda, devi fare questo, questo e questo, sicuro. Quindi, guardate che c'è. È proprio un po' come cosa. Signor Cos? Ah, Marta! Hai parlato con Oma? Sì. Non dovrebbe volerci molto a sistemare una di quelle case. Detriti? Sì, hai ragione. Bisogna sistemare quel casino. Sai che ti dico? So come fare. Ho una vecchia ascia che potresti usare per liberarti di tronchi e rami. Tieni. Vai a una delle case e dai una ripresa, poi iniziamo a ristrutturazione. Ora però il fatto è difficile. Perché ci sono quelle due case lassù, cioè quella mezza sfasciata che ho detto sarebbe diventata casa nostra perché non l'aspettavo, che io però non ho visto. Perché
per equipaggiare. Ok. Ah, ok, posso. Ah, questa qua dietro. Comunque oggi stavo pensando di far uscire anche un video sulla cosa dei supereroi, ma mi sa che posso far uscire solo questo e un altro gioco appena. Ok. Allora io faccio una cosa. Se si possono prendere tutte e due, io le prendo. Se invece se ne può. Madonna. Vedi questa che cammina questa. Se invece. Vai. Se invece se ne può prendere solo una. Io vedo quale dei due è migliore. Vediamo che sono i diciamo. Ciao Marta, come va con quella legna? Spazzata via. Oh, meraviglioso. Adesso possiamo iniziare con la ristrutturazione. Vabbè, potremmo se avessimo le risorse necessarie. Sai, ho una vecchia scatola di donazione che puoi prenderti. Possiamo usarla per raccogliere le risorse necessarie e ricostruire la casa. Se interagisci con la casa che vuoi ristrutturare, possiamo tirare fuori la scatola di donazione e iniziare a raccogliere donazioni per la casa. Tieni. Interagisci con la casa che vorresti ristrutturare e vediamo come comincia. Ok, io però vorrei vedere prima, perché non so se poi mi spiega la casa, mi dice guarda, quella casa ha tot, quell'altra casa ha tot. Allora, perché con questa senza niente aggiungere risorse. Ah no.
bellissima. Bene, bene. Guarda qua, ce l'hai fatta. Non sembra neanche la stessa cosa. Che trasformazione. Niente male davvero. Devi essere molto felice, Marta. Direi che bisogna festeggiare. Sul serio, te lo sei meritato, Marta. Ti offro la cena. Oh, beh. Ci vediamo lì. Ma quindi l'altra casa non posso prenderla? Oh, cos'è quello? Un cagnolino? Wow, questa stufata è morire, se tu mi chiami sempre Oma. Sei gentile, Moss. Ci basta per me dopo una giornata di duro lavoro. Marta ha lavorato duro oggi e ne ha tirato fuori una bella casa nuova a cui tornare. Bel lavoro, Marta, davvero, bel lavoro. Ha cambiato faccia al villaggio. Stavolta basta un po' di energia da qualcuno di nuovo per fare la differenza. A proposito, chissà che stanchezza con tutto quel lavoro. Senza dubbio andrà a goderti la tua prima notte da casa nuova. Oh, a proposito, venendo in qua ho lasciato lì un sacco a pelo. Dovrebbe rendere la tua prima notte più confortevole, grazie. Prego. Si sta facendo tardi. È meglio che ti lasciamo riposare, Marta. Grazie ancora per tutto il duro lavoro di oggi. Va bene, Lupacchiotti. Oh, così è meglio. Lupacchiotti, spero che questo primo. Facciamo fino a domani. Lupacchiotti, spero che questo primo episodio di Okko Life vi sia piaciuto. Come al solito, vi invito a lasciare un commento e mi piace. Come sempre, vi invito anche a passare su tutti i miei profili social che, come in ogni video, trovate in descrizione. Come sempre, vi invito anche a supportare il canale. Con la condivisione del video, con l'iscrizione al canale e con l'attivazione della campanella per rimanere sempre aggiornati. E che dire, Lupacchiotti? Come stavo dicendo, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, a passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione, a commentare e condividere il video e a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video. E niente, Lupacchiotti, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!